Ciao a tutti, oggi vi parlerò di altri due pannolini che ho potuto provare in questi giorni. Allora, i primi che vi voglio parlare sono i Moltex, che penso che tutti li conoscano. Sono venduti praticamente in tutti i negozi biologici, in molti siti italiani e non. Li ho voluti provare, diciamo, per emergenza, perché siccome che non è che spiegano bene le quantità di percentuali di biodegradabilità, cose così, non mi fido tanto, un po' come Bambo Nature e altre marche. Li ho provati e sono discreti, dai, sono morbidi al tatto, non hanno il difetto di perdere pelucchi con il calore come i T2 ed altri pannolini che avevo provato, mi pare i Biobabbi. E anche libero, se non sbaglio, non mi ricordo. E sono, questa è una 7-18 kg, sempre non hanno odori sgradevoli, sono elasticizzati, hanno la doppia banda, diciamo, laterale. Qua non sono elasticizzati invece nella schiena, però sono abbastanza grandi, più grandi dei T2, infatti li veste meglio rispetto ai T2. Questa è la confezione, ora li ho finiti, dici che sono senza cloro, e cellulosa, con cellulosa naturale. Dice che ha vinto nel 2017-18 come miglior brand. Sì, sono i primi pannolini ecologici che siano stati fabbricati. Non dice, cioè, quello che dicono gli altri pannolini, che sono confortevoli, che hanno le bande elastiche che si possono riposizionare. Qua è scritto in italiano. Come sono fatti, diciamo. Ok. Ora vi faccio vedere la prova, diciamo, assorbenza. Non è che sono rimasta tanto soddisfatta, però dai, ci sono pannolini peggiori. Ok, non ha mai avuto problemi di fuoriuscite di pipì con questi pannolini, però l'assorbenza secondo me non è proprio ottimale, ottimale. Vi faccio un po' assorbire, che ovviamente non è proprio immediato. Infatti è ancora molto bagnato. Come al solito si surriscalda il telefono, comunque vi faccio vedere, questo è il pannolino di prima, non so se si vede l'acqua, si vede che è un po' gonfio, diciamo, non ho cambiato, ho tolto pannolini, è sempre quello. Faccio vedere che non ci sono fuoriuscite, cioè non ci sono segni tanto di umidità con la pelle. C'è solo una piccola gocciolina perché forse ho spinto anche, se no
trattengono bene la pipì. L'unica cosa è che non specificano esattamente quanto sono naturali, quindi sono sì affidabili perché funzionano e trattengono la pipì, ma sono veramente naturali? Secondo molti sì e no. Fate voi. Comunque, per regolarvi sulle taglie, mia figlia pesa 11,5 kg, 11,7 kg. E questi glieli allaccio, diciamo, per non stringerli, diciamo, a questa altezza con le linguette. Quindi regolatevi voi con le taglie. Invece adesso vi parlo dei miei vivere environment che li ho trovati ad Auchan. Li avevo presi anche quando era più piccola, in emergenza. Sì, mi sono sempre trovata bene. Anche questi sono, ho preso per una taglia in più questo giro perché appunto è cresciuta e divenno abbastanza, cioè, sì, larghi, diciamo, li allaccio parecchio. Sono comodi, morbidi anche questi. Non hanno odore, non hanno nessun tipo di inchiostro. Qua dicono che sono naturali, cioè al 50%, sono ipoallergenici, intendono che minimizza il rischio di allergie. Qua c'è scritto tutte le specifiche, diciamo, in italiano e in francese, perché appunto sono stati prodotti in Francia. Il costo di questi è di 8,90 € per 28 pannolini. Invece i Moltex, se non sbaglio, costavano sui 13 euro al Natura Sì, ma online dovrebbero costare anche di meno. Questi li sento un po' più morbidi, diciamo, al tatto. La parte fuori è uguale, non perde pelucchi. Le bande, anche queste, sono belle doppie, anzi forse sembrano ancora più doppie confrontandole. No, sono uguali. Sì, sono uguali. Ora facciamo la prova di assorbenza, che comunque è perfetta anche in questi pannolini. Assorbenza. E anche questa direi che, come potete vedere, non c'è nessuna traccia di umido. Anche qua ne ho messa parecchia. Anche con questi pannolini non ho avuto fuoriuscita, qua ne avevo messa un po' di meno, però comunque si vede che sono buoni. Anche questi pannolini non è che c'è scritto tanto online, ma almeno costano un po' di meno. Online no, si trovano soltanto nel sito di Auchan francese. Se avete dei Simply o degli Auchan, penso che li trovate anche ai Simply Market, non solo ai Iper Simply e Auchan. In passato poi ho provato anche altri pannolini che non mi sono trovata affatto bene, che purtroppo non ho dei campioncini. Alcuni li ho richiesti online, altri fisicamente. Ho provato i Beaming Baby, ho provato i Vivicot Baby, ho provato i Pillow, ma 3 anni fa quasi, avevo sempre delle perdite, non mi ricordo se
e rimaneva asciutta. Ho provato, quale ho provato? I Miscappa, per quei pannolini sono stata pure all'ospedale, da quanto si era arrossata, rimane super bagnata. Ho provato, cosa ho provato anche? Ne ho provati così tanti che non mi ricordo sinceramente. Magari in altri video, se vi parlerò di altri pannolini e mi vengono in mente, vi dirò anche di altri pannolini che non mi sono trovata bene. Per adesso è tutto. Ciao, buona giornata a tutti.